Grazie al dottor Battisti e a tutto il gruppo delle Ferrovie per questa ennesima mattinata di cose concrete. Molto molto importante per il Lazio, ma io penso anche per l'Italia, visto che parliamo della regione della capitale e della seconda regione italiana per prodotto interno lordo. Importante perché io credo che in questo momento la priorità assoluta del sistema Italia è quella di ricostruire fiducia nel futuro. E la fiducia non si costruisce con pacche sulle spalle, non si costruisce con appelli, la fiducia si costruisce con dei fatti concreti. Tutto quello che abbiamo ascoltato avviene nel tempo del Covid, che ancora, come vediamo, non è concluso. Ma non bisogna aver paura di dire che siamo ancora nel tempo del Covid, dobbiamo dimostrare che essere nel tempo del Covid non significa arrendersi, non significa rassegnarsi, non significa avere paura. Si può in questo tempo combattere, migliorare, investire, costruire il proprio futuro, lavorare ovviamente per il vaccino per chiudere questa stagione, ma questa stagione non è una stagione di attesa che qualcosa avvenga in futuro, è già una stagione di reazione a quello che è stato lo tsunami sanitario e ora purtroppo anche produttivo e sociale. Per questo lo sforzo, io ringrazio veramente Ferrovie dello Stato, lo sforzo che si sta facendo, abbiamo ascoltato le cifre, per investire, per creare lavoro, per migliorare le infrastrutture nazionali è di fondamentale importanza. Lo era sempre, lo è sempre stato, ma oggi in questo tempo nel quale dobbiamo costruire fiducia è 10 volte più importante.